cari amici di YouTube, bentornati sul mio canale, canale al quale vi invito ovviamente a iscrivervi immediatamente, subito, now, perché questa sera si parla di BTC Smash, che è un sito che ci fa guadagnare parecchi parecchi satoshi. Allora, basta cliccare il link che trovate nella descrizione del video e vi si aprirà questa pagina nella quale dovrete inserire il vostro indirizzo, il vostro wallet qui e fare Start Now. Una volta fatto Start Now, si apre questa pagina e praticamente vediamo vabbè, adesso la pubblicità. Chiudiamola. Ok, vediamo una scatola di metallo. Dobbiamo andare semplicemente a cliccarci sopra. Ho guadagnato 1282 Satoshi. Clicco su questa, guadagno 1211 satoshi, non guadagno niente, non guada ah, guadagno 846 satoshi, niente, 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 ah, 1376. Praticamente il gioco consiste in questo, nel far esplodere tutte queste scatole. Come vedete, il numero di colpi che abbiamo a disposizione lo trovate qua sulla destra. Io adesso ne ho 159. Ogni 3 ore possiamo fare un claim e quindi, come vedete, io adesso clicco e mi dà altri 10, me ne ha dati altri 10, si aggiorna ogni 3 ore. E niente, praticamente andremo a far esplodere tutti sti oggetti fino a quando non arriveremo a una cifra considerevole che ci permetterà di effettuare il ritiro. Allora, vi ho già accennato che praticamente questi sono il numero di colpi. Qua possiamo fare l'autorefill, quindi l'autoricarica sostanzialmente. Poi ci sono altre modalità per acquisire altri colpi, ovvero facendo iscrivere delle persone, ovvero completando le offerte, facendo mining, che è la modalità che preferisco, o il faucet, o queste altre due opzioni che sinceramente non le ho prese nemmeno in considerazione. Andiamo a vedere come funziona il mining. Quindi clicchiamo su hashing, ci si apre questa pagina. Come vedete, qua c'è una striscia verde che fino a quando si andrà a riempire avremo acquisito un colpo in più. Ovvio che non è velocissimo, innanzitutto dipende dalla velocità che impostate. Io in questo caso ho impostato 8, sì, 8 processori perché ho un 8 core. E la velocità varia in base appunto alla potenza del vostro PC. In questo caso di solito a me arriva anche a 50-60. In questo momento, usando il programma di registrazione, mi va un po' più lento. Però il trucco qual è? Il trucco è lasciarlo acceso durante la notte o durante il giorno, quando vi è più comodo, per far sì che appunto ci sia un accumulo maggiore di colpi. Io stamattina ne ho trovati circa 700, per esempio. E come vedete, ritorniamo nella home page, sono arrivato a 571.000 satoshi. Per effettuare il ritiro, andiamo su withdraw e il ritiro si effettua a 0,035, quindi io al momento sono al 16%. Però ci sono arrivato in 2 giorni, al 16 per 3 giorni, sto esagerando. Quindi comunque è abbastanza facile da raggiungere il limite imposto per il ritiro, però ci vuole un minimo di impegno, ovviamente. Quindi richiudiamo qua. Andiamo a vedere, per esempio, qualche offerta anche. E ci sono le varie offerte, qua di fianco ci sono il numero di colpi che a quanto pare sono anche raddoppiati. Questo double deduco che significhi appunto che vengano raddoppiati, quindi in questo caso saranno 90, 90
in questo caso saranno 330, 80, 90 e via dicendo, in base ovviamente alle offerte che deciderete di acquisire. Cos'altro dire? Ah, beh, la cosa più importante, non vi ho detto, ovvero che praticamente c'è un trucchetto e il trucchetto ve lo faccio vedere subito. Praticamente ho questo softwareino che vado a impostare in questo modo. Qua metto 2 secondi. Ok. Poi seleziono questo menu, quindi di fianco a Pick Location, e vado a cliccare. Come vedete, qua c'è la X e la Y, mi va praticamente a registrare il punto esatto in cui io vado a effettuare il click. Quindi a me interessa rompere la scatola, quindi ci devo cliccare sopra e quindi clicco qui e mi ha registrato il punto in questione. Poi vado a fare Start. Scusate, non me l'ha preso. Riproviamo. Ok, adesso me l'ha preso. Vedete che è uscito fuori 960 per 454. Faccio start e in automatico andrà a cliccarmi le varie casse o tutto quello che esce fuori senza fare nulla. Quindi praticamente durante la notte potete fare la ricarica dei colpi e durante il giorno lo fate andare fino a quando non esaurite i colpi. Come vedete, la remunerazione è decisamente elevata, anche se tante casse non ci danno nulla, ma quando ci dà qualcosa, di norma siamo intorno sempre ai 1000 satoshi, che non è poi così male, direi, eh? Andiamo avanti ancora un pochino. 1253 satoshi. Ok, vediamo la prossima vincita, poi mi fermo. Ovviamente adesso non vinco più. Dai, l'ultimo, poi mi fermo. Come vedete, non è che si vince sempre, eh? Però quando si vince in maniera considerevole. Anche perché non avrei mai raggiunto 573.000 satoshi in così poco tempo. Dai, l'ultimo, su. Niente. Ancora niente. Dai, arrivo a 130. Arrivo a 130 e poi mi fermo. E la Madonna, non vinco più. Ecco qui, 752 Satoshi, adesso mi fermo. E niente, cosa vi aggiungo? Vi aggiungo che praticamente se siete interessati a questo sito, basta cliccare nel link che trovate nella descrizione del video. Nella pagina che vi si apre, appunto, come vi dicevo prima, inserite il vostro wallet e potete partire. Per quanto invece riguarda il programmino, basta semplicemente che mi scriviate il vostro indirizzo email nei commenti del video e io vi risponderò con il link per scaricare il file. Quindi niente, mi raccomando, iscrivetevi al canale. E niente, ci vediamo alla prossima. Vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!